Il nostro cammino è iniziato due anni fa. All'inizio il lavoro è stato su noi stesse, per imparare come ci si rapporta con gli alunni di una classe elementare. Una sorta di lavoro autoformativo che è stato fondamentale per presentarsi all'interno di una scuola. La nostra classe, 5B socio-psicopedagogico, ha quindi potuto partecipare a questo progetto, sia come destinatari, sia come promotori. Il progetto, denominato Scuola Intercultura, si propone uno scopo fondamentale, lo sviluppo di un'educazione interculturale, fondata su una migliore conoscenza dell'altro, dello straniero. Questo progetto assume una valenza essenziale nella società attuale, come quella italiana, caratterizzata dall'incontro di numerose etnie e culture diverse. La questione la si può notare anche nel solo ambito locale, in particolare nelle scuole dove, sempre più di frequente, il proprio compagno di banco è uno straniero. È per tale motivo che abbiamo rivolto il nostro progetto alle classi terze, quarte e quinte di una scuola primaria. Infatti, la scuola può essere intesa non solo come un luogo di istruzione, ma soprattutto come un luogo di socializzazione e di incontro. Pertanto, lo scopo che ci siamo prefissi consiste nell'abbattere ogni tipo di barriere culturali, linguistiche e sociali, favorendo una migliore conoscenza dell'altro e di noi stessi. A tale scopo abbiamo adottato una metodologia appropriata, in vista di un incontro e di uno scambio che sia promozione di dialogo tra soggetti appartenenti a fasce di età e culture diverse, nonché fonti di arricchimento personale attraverso il superamento di stereotipi e pregiudizi che ostacolano il nostro vivere. Il nostro cammino è iniziato nella scuola primaria di San Giacomo di Spoleto con i bambini della classe terza B. Il nostro gruppo, formato da Claudia Petrini, Martina Capoccia e Annarita Boriello, ha incentrato il proprio lavoro, oltre che sulla conoscenza reciproca, messa in atto attraverso le carte d'identità e i giochi di ruolo, anche attraverso l'intercultura. Infatti, abbiamo presentato ai bambini storie di diverse tradizioni culturali per confrontarle con le storie classiche attraverso le attività didattiche e ludiche. Ma il tema principale di tutti gli incontri è stato quello delle emozioni e sentimenti attraverso il barometro e termometro dell'emozione, nonché di giochi per far capire ai bambini che le diversità fisiche non contano, poiché tutti, indipendentemente dal colore della pelle e della cultura, provano gli stessi sentimenti. Durante il percorso i bambini si sono mostrati interessati e coinvolti, partecipando attivamente ai lavori da noi proposti. Il lavoro del nostro gruppo, formato da Elisa Proietti, Benedetta Sbardella e Sharon Salerno, è stato incentrato sulle emozioni e i sentimenti che i bambini provano ogni giorno, per i genitori, per le maestre e soprattutto per i bambini di diverse etnie. In particolare abbiamo affrontato il tema delle emozioni del cuore e del corpo e l'abbiamo fatto attraverso il gioco con l'uso del barometro delle emozioni. I bambini hanno dimostrato una grande sensibilità e la loro natura di sentimentali, tanto che alla fine del percorso quello che più loro hanno lasciato a noi e noi abbiamo lasciato a loro non sono stati tanto gli attestati, ma le emozioni. Il nostro gruppo, formato da Alessio Murasecco, Giulia Gioacchini e Lamia Massus, si è presentato alla classe terza B della scuola Francesco Toscano per affrontare con questi bambini il tema dell'intercultura. Il primo incontro si è basato sul tema della conoscenza tramite una carta d'identità. Il secondo incontro si è svolto con la lettura e la comprensione di una favola della giraffa, per far comprendere ai bambini l'importanza della socializzazione. Nel terzo incontro, i bambini si sono immedesimati in un raccontastorie attraverso l'utilizzo di un barometro delle emozioni, del quale ogni parte rappresentava un'emozione diversa, rappresentata dai bambini tramite l'invenzione di una storia. Nel quarto incontro è stata raccontata ai bambini la favola del piccolo principe, che rivela l'importanza di poter contare su un amico di qualunque parte del mondo esso provenga. Il quinto incontro è stato utilizzato per divertirsi. I bambini infatti hanno fatto delle maschere di carnevale. Il sesto ed ultimo incontro si è basato sul concetto di amore, amore inteso come legame affettivo tra il bambino e il suo compagno, o tra il bambino e i propri familiari, genitori, fratelli e sorelle, terminato poi con saluti e ringraziamenti.
Il nostro percorso si è basato in una serie di incontri in cui si è lavorato e discusso sul tema dell'ascolto e dell'intercultura, delle emozioni e dei sentimenti. Il gruppo, formato da Francesca Baglioni, Maria Cristina Santi, Alessandra Zanelli e Pamela Carangelo, ha lavorato presso la scuola di primo grado di San Giacomo di Spoleto, con la classe quarta della sezione B, formata da 18 alunni, di cui 6 stranieri. Per arrivare a parlare di intercultura, abbiamo prima discusso sull'importanza dell'ascolto, che è alla base del reciproco rispetto, e abbiamo aiutato i bambini a formulare una definizione di cosa per loro poteva essere l'intercultura e l'educazione interculturale. Per fare ciò, abbiamo proposto loro alcune favole appartenenti ad altre culture, in modo da fargliele confrontare con quelle che noi tutti conosciamo. I bambini erano piacevolmente interessati e hanno dimostrato grande curiosità nel trovare differenze tra le diverse versioni. Tale tema è stato integrato con quello delle emozioni e dei sentimenti, quali elementi accomunanti tutte le persone, attraverso attività didattiche e ludiche che hanno coinvolto i bambini facendoli divertire e allo stesso tempo insegnando loro l'uguaglianza che trascende ogni diversità culturale. Attraverso carte d'identità, barometro delle emozioni, disegni, giochi di squadra ed esercizi didattici, il tema dell'intercultura è stato affrontato con serenità e collaborazione, tanto che tutto il lavoro è stato fonte di arricchimento personale sia per noi che per i bambini. Il nostro gruppo è formato da Sara Moscati, Valentina Galdini e Beatrice Argentati. I nostri incontri con i bambini si sono basati sul progetto di intercultura e sul rapporto con l'altro nella scuola elementare Francesco Toscano e precisamente nella classe terza A. Abbiamo svolto diverse attività legate a questo concetto, come ad esempio le attività sui stereotipi e pregiudizi o sulle favole legate ad altre culture, in particolare al Marocco. Oltre a queste attività abbiamo svolto anche giochi ed esercizi ludici che hanno divertito ed entusiasmato i bambini, come le carte d'identità, il barometro delle emozioni e i cruciverba. Possiamo dire quindi che è stata un'esperienza molto bella ed importante, ha fatto crescere non solo i bambini, ma anche noi. Il nostro gruppo, formato da Aurora Montioni, Diana Celli e Giulia Carlini, ha lavorato con la classe quinta. Benché fosse una classe impegnativa poiché con problemi disciplinari, i bambini hanno apprezzato il lavoro che abbiamo svolto, incentrato sulle emozioni attraverso attività ludiche che meglio hanno stimolato l'attenzione dei bambini, come il gioco del barometro delle emozioni. L'attività sulle emozioni ha permesso di far comprendere ai bambini l'importanza della tolleranza e della convivenza con chi viene da un paese straniero, perché tutti provano emozioni, anche se fisicamente ci sono differenze. Questo lavoro ha permesso di introdurre anche una delle ultime lezioni, incentrata sul significato della parola intercultura. Questa è la frase che forse meglio rappresenta il lavoro svolto nelle scuole ed è ciò che, prima ancora di aver insegnato, abbiamo imparato dai bambini. La diversità culturale cambia il modo di pensare, di credere e di vestirsi, ma c'è qualcosa che ci rende uguali, indipendentemente dalle proprie origini, le emozioni. E i bambini sono fatti di emozioni in ogni loro momento e in ogni loro... da un altro, quindi questo gli dirà che non puoi giocare indipendentemente dalla sua nazionalità. Così come sarà capace di sorridere, abbracciare e difendere un suo compagno, non senza considerare la sua diversità ma amandola. Sono loro quindi i primi promotori dell'interculturalità che senza sapere di farlo rappresentano il simbolo dell'interazione e del valore della diversità. È stato così quindi che insegnando abbiamo imparato.